Luca, buongiorno. Ci siamo lasciati ormai 3 mesi fa a Perth con un bilancio non proprio positivissimo dei campionati mondiali delle classi olimpiche. Era il 2011, il 2012 è cominciato decisamente meglio. Alessandra Senzini, brillantissima terza al mondiale una settimana fa a Cadice, e non bisogna dimenticare neppure il sesto di Flavia Tartaglini. Adesso a Palma gli RSX non ci sono. Ci sono però tutte le altre classi, che cosa si aspetta il capo della vela olimpica italiana da queste regate? Beh, sicuramente proprio per la prestazione positiva effettuata dalle due atlete al mondiale, tutti noi ci aspettiamo, tutto lo staff si aspetta un cambiamento di rotta, quindi una miglioria rispetto al risultato conseguito a Perth. I segnali durante l'inverno sono stati abbastanza positivi, abbiamo già fatto alcune regate di test che pur non avendo una partecipazione super qualificata hanno comunque dato dei segnali che fanno ben sperare per il ritorno ai vertici di parecchio. Non li abbiamo citati, ma ci sono i segnali positivissimi anche dalla classe fine, dove l'Europeo a sua volta una settimana fa a Scarlino ci ha dato anche in quella classe dei segnali importanti. Assolutamente, assolutamente. Devoti quest'inverno ha compiuto un grande lavoro e ha portato i due atleti Baldassarri e Poggi di nuovo ai vertici della classe, che ricordiamo è una classe non proprio facile, anzi è una forse delle più complicate. Allora, la panoramica complessiva magari la facciamo dopo le regate con i risultati in mano. Adesso ti chiedo soltanto per due classi che ti sono molto vicine, 49ers e 470 vicine per ragioni diversissime. Che cosa, il 470 maschile naturalmente, cosa succede nella classe 49er, l'equipaggio nuovo che ce lo vuoi presentare? Sì, nella classe 49er siamo, come sapete, in una situazione di stasi perché di fatto l'equipaggio selezionato non ha ottenuto l'idoneità agonistica e stiamo ancora lavorando perché questo avvenga, ma contestualmente abbiamo preparato un equipaggio di riserva, anzi più equipaggi di riserva, in modo da centrare i due obiettivi che più ci servono, ossia la qualificazione all'Olimpiade, perché ancora il Fortinet non ce l'ha, ed eventualmente un buon risultato olimpico. Al momento gli equipaggi sono quasi da considerarsi tutti quanti allo stesso livello, nel senso che abbiamo sostituito il timoniere Sibello con Angilella, che è un timoniere che aveva già raggiunto negli anni passati un ottimo livello nella classe. Tra l'altro andava in barca con Pietro Zucchetti, un Andava po' in una barca con Pietro coincidenza che è Zucchetti, il che prodiere adesso adesso di è di Zandonà. Zandonà, certo. E contestualmente ci sono un paio di equipaggi, due o tre equipaggi emergenti giovani che se la possono giocare in pratica ad armi pari. Quindi l'idea è quella di portare il maggior numero di equipaggi competitivi per centrare la qualifica olimpica. Quindi questo è solo uno step. Non ci aspettiamo risultati da medal race, non ci aspettiamo risultati da podio, ma almeno risultati compatibili con la qualifica olimpica, quindi almeno nella gold per quanto riguarda il 49. Per quanto riguarda invece il 470 ha chiuso l'anno con Perth in un modo diciamo abbastanza disastroso e quello che ci aspettiamo adesso è un ritorno ai vertici, quindi un ritorno nei 10 e al massimo a ridosso dei 10, ma sicuramente lontano da quello che è successo a Perth. Un'ultima parola giusta sulla situazione meteo, che settimana ci dobbiamo aspettare, almeno per i primi Ma giorni? dalle ultime informazioni che ho, i primi giorni saranno caratterizzati da un regime di brezza e poi le previsioni danno un cambiamento abbastanza importante del tempo e quindi venti sinottici più o meno importanti. Sei ottimista per quanto riguarda la squadra? Il peggio di Perth è passato, digerito, metabolizzato Ma alle spalle? io penso sì, penso che il Perth sia stato un momento di riflessione per tutti e che adesso gli atleti da quel momento in avanti siano tirati sulle maniche, abbiano veramente lavorato in modo costante e spero proficuo, e adesso siamo alla prima vera prova. Possiamo dire che in questi ultimi 3 mesi è stato più usato il bastone che la carota? Possiamo dire che abbiamo usato la zucca in questi ultimi 3 mesi, Ok. speriamo di averla usata bene. Va bene, grazie mille Luca, ci sentiamo Prego. dopo le regate, grazie, grazie.